ripartenza in chiave recovery plan, visto il ruolo che gioca l'istituto con l'imprescindibile appunto contributo alle procedure di permitting, ma anche a valle con l'attività di controllo che viene poi effettuata costantemente, quotidianamente, non si riesce a capire perché la politica in qualche modo faccia fatica a coglierne l'importanza, il valore. Perché secondo lei? Io ritengo in questa fase, anche con tutti i colleghi che compongono il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, come dicevo, in questa fase sia assolutamente centrale il tema della tutela dell'ambiente, anche nella fase di ripresa e ripartenza del Paese. In questo momento, più che una dimenticanza da parte della politica, poi diciamo non sta a me dare giudizi, io credo che ci sia un'attenzione rivolta su diciamo, la necessità per il paese di dotarsi di nuove infrastrutture, di nuovi impianti e quindi di attraversare una fase complicata, inevitabilmente complicata, che andrà appunto verso andrà a completare e a realizzare la transizione ecologica. Ma, come ho detto ripetutamente anche in occasioni pubbliche, non vorrei che si tralasciasse in questo contesto, la centralità della tutela dell'ambiente e del sistema pubblico dei controlli, ovviamente in un'accezione anche diversa, come diceva lei prima. Ma non vorrei che tralasciare questi aspetti possa in qualche modo significare realizzare una sorta di gigante dai piedi d'argilla, diciamo un qualcosa che non metta al centro la tutela dell'ambiente e quindi connessa col tema dell'ambiente anche della salute dei cittadini. Quindi anche di recente ci siamo permessi di richiamare l'attenzione del governo e del Parlamento su questo tema, chiedendo che nella discussione sul PNRR venga ancora ribadito in maniera molto chiara, molto netta, la centralità della tutela dell'ambiente e del ruolo del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e dei controlli pubblici e ambientali. Anche perché, diciamocelo, insomma, il dato ambientale è un elemento fondamentale per costruire un tipo di economia che vada nella direzione, della sostenibilità. Venerdì prossimo ISPRA presenterà uno studio fondamentale per l'intero comparto e che dimostra appunto quanto sia centrale il lavoro dell'istituto. Noi venerdì presenteremo l'edizione 2021 del report sui rifiuti speciali. Spesso, anche per vicende che interessano le nostre città, parliamo di rifiuti urbani ed è ovviamente giusto, ma vorrei ancora una volta ricordare come sia necessario porre l'attenzione sui rifiuti speciali per due ordini di motivi. Il primo è una questione di grandezza o di dimensioni. Noi produciamo, direi 4-5 volte di più rifiuti speciali rispetto ai rifiuti urbani, quindi abbiamo la necessità di una gestione più completa e più accurata. E la seconda ragione è quella che richiamava lei nella domanda, cioè che sarà proprio sul tema dei rifiuti, della gestione dei rifiuti, soprattutto di quelli speciali non pericolosi, che si potrà poi garantire lo sviluppo dell'economia circolare, che è un altro dei tasselli fondamentali della transizione ecologica e della green economy. I dati e i nuovi strumenti di misurazione di cui ci siamo dotati consentono di certificare con quasi il 70% di recupero di materia una vocazione piuttosto spinta al riciclaggio nel nostro paese, confermato poi anche dal fatto che le nostre imprese importano quasi 7 milioni di tonnellate di rifiuti da utilizzare poi nei cicli produttivi in luogo delle materie prime. Questo significa che c'è una tendenza spinta, o che si sta spingendo verso l'economia circolare, che questa tendenza è una tendenza del mondo produttivo e questo sicuramente è un segnale positivo, che siamo un paese che sta facendo che ha già fatto un percorso importante e che deve fare un ulteriore tratto di strada, ma che questa, ripeto, è la strada giusta per arrivare ad affermare quella economia circolare che, ripeto, è uno dei tasselli fondamentali per ottenere poi quella sostenibilità ambientale, economica e sociale, che è un obiettivo non solo europeo, ma che è un obiettivo imprescindibile per tutti noi, anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, noi ricordiamo a chi è in ascolto, venerdì mattina a partire dalle ore 10, l'appuntamento con la presentazione del 20° report sui rifiuti speciali curato da ISPRA e che sarà trasmesso anche su Ricicla TV. Grazie mille, Presidente, buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi.